E niente, adesso andiamo a vedere con qualche partitella quanto rende sto Marez, do rende, do non rende. Facciamo prima un attimo. Ah no, c'è anche il walkout. E lui, bello, bello, tiene una bella scarpa rossa. È pure educato. Guarda, guarda, si presenta. Belle, belle sistemate, di solito arrivano, si mettono a fare la pesca o verme per terra. Chissà invece si è presentato. Bravo, bravo. Cominciamo col piede giusto, Marez. Complimenti. Ah, hai sbloccato pure a Dos Santos. Pure a Kistka. Guedes. Ecco, vedete, già qui grande agilità di Marez, però si è visto subito come la potenza tiro non sia una delle sue cara. Bello, bello però nello stretto, cazzo, bello io, maron! Oh, molto molto agile. Allora, quest'altro Dos Santos, si vede, questo non è il più agile dei giocatori, ma d'altra parte, no, Rovai, Balrog, d'altra parte è un centrocampista, passaggio, chi sta è Guedes, chi sta è Marez. Ma lui è agilissimo, è incredibile quanto è agile. Proviamo il destro, tiè. Porca miseria, vabbè, non calcia con forza. Vabbè che non era il suo piede, però impressionante nello stretto. Ahi. Allora, vediamo sempre Marez. Ma che bel giocatore. Questo è un signor COC. Vabbè, devo smetterla di cazzeggiare. Soto Santos, palla al piede, guardate come fa salire bene la squadra. Ma poi è tarchiatello, cioè ha un body type interessante. Ma stu Guedes che particolarità ha? Mi sembra una bella bustarella palla al piede, vi dico la verità. Non è veloce, non è agilissimo. Questo non ma... non sembra avere chissà quali pregi. Bello! Ma è Marez! Ma com'è? È partita una fucilata sto giro di piede debole. Ma com'è possibile? Fino a mo' aveva tirato sempre senza potenza. Ma che bel giocatore. Che bel COC, o meglio. Va bene, testiamo un po' la finalizzazione dei boys. Insomma. Madonna che accelerazione, vai giù. Maron, è proprio bello da usare stu Marez. Forte, forte, agilissimo. Ma guarda quanto corre. Questo è dato dal fatto che c'ha quelle stats di controllo, palle e dribbling così boostate, anche se non ha una gran velocità. Anche se io onestamente l'idea su sti giocatori già me la so fatta. Guarda sto Marez, ma guarda sto Marez, che accelerazione. Sembra veramente il Toz dell'anno scorso. C'ha quella sgusciantezza epica. È rotto, è rotto.
Ma poi il sinistro sembra finalizzare pure molto bene. Non mi dà, a parte quella saracca che ha tirato la prima volta, non mi dà l'impressione di avere un gran tiro violento, diciamo. Però vedete, questa è un'altra caratteristica degli skiller forti. Quando vincono tutti i rimpalli, è un'altra caratteristica. Però, cioè, si gira il giusto per un centrocampista. Vedi, come se, come va? Allora questo può giocare pure sulla fascia. Piglia velocità, quindi. Sinistro, Davide, sinistro very good. Nonostante ci sia un gameplay orribile, sto Marez si muove velocissimo. Ha tirato bene pure col destro. Filtrante, fammi sto filtrante. Bravo, bello. Bei passaggi, oh. Sto Dos Santos. Ma sai che non c'è male sto Dos Santos? Mi aspettavo molto peggio. Non c'è male. Bello, Madonna che bel giocatore che è sto Marez. Ma quanto costa? Io finisco con sbloccarmelo, ve lo dico. No, chi è? Achille Guedes, esce fuori. Quello non può circolare, Kilu Guedes. Non può proprio circolare. Città. Ma. Cioè, evita di tirare con il piede debole, sto Marez. Madonna, come si gira. Marez, Guedes. Ma che bel giocatore, sto Marez. Ma che spettacolo, come tiene palla. Quindi il nostro non ci interessa, ma Maron, Maron, che bello giocatore! Tipo uno contro uno, eccetera. Ma come tira bello, chi sta a giro? Avevate proprio ragione! Ma tira bene proprio a giro! Dos Santos! Eccellente rapporto qualità-prezzo. Lo tirano dietro, costa 70-80 mila crediti. Un bel giocatore che si dà da fare in mezzo al campo, un bel centrocampista, il classico CC 4-4. Peccato che non è un gigante, è bassino, però alto alto, quindi fa degli ottimi movimenti sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Si propone, non è automatico perché come vedete 76 di intercettazione, 75 letture difensive, non sono delle statistiche che gli permettono di essere talmente OP difensivamente che si mette da solo sulle linee di passaggio, però si propone, fa bei movimenti sia nella fase offensiva che nella fase difensiva. Palla al piede, se si preme la corsa non è granché, nel senso sembra non girarsi molto. Grazie mille Blazers BTT per la Subwoofer Prime, primissimo mese per Blazers, benvenuto! Quindi, quando ottenete la corsa premuta, avendo 82 di agilità, 85 di reattività, 85 di dribbling, sono sì delle buone stats, ma non delle stats tali da permettergli di essere sgusciante con la corsa premuta. Se invece lasciate la corsa, c'ha quel body type piantato a terra, abbastanza agile, tanto equilibrio, che si gira bene, protegge palla perché è tarchiatiel, e permette di questo gli permette di fare bei passaggi per gli attaccanti. Quindi un bel giocatore con un rapporto qualità-prezzo top. Quindi questo qua sbloccate, però un bel super sub CC. Può fare il CDC? Sì, affianca Nukante, affianca uno full automatico. Sì. Però se lo dovete usare CDC nel rombo, no. Se lo dovete usare insieme a un Pogba, no, perché comunque le stats difensive sono molto meh. Quindi CDC solo a fianco uno forte, CC top, COC
lo può fare perché i passaggi ci sono, crea bene gli spazi, si gira nello stretto e finalizza il giusto. Quindi ci può stare sbloccarselo. Questo qui è, non so che problemi abbia onestamente, perché 1,79 m, 4,4 m, 88 di accelerazione, 91 velocità scatto. Vedete, sono quei parametri 88-90, fateci caso, che sulla carta lui c'ha 90, sembra che sono ottimi, ma in realtà pensateci, uno con 88 e con 90 non è tutta scheggia, perché pensiamo ai vari Lozano, quelli che hanno 98, 99, quelli sono fast, ma non è che vanno via in velocità. Quindi se pensate a uno del genere che ha 88 di accelerazione, 84 di agilità, che non è tantissimo, ha un body type abbastanza frace, quindi 84 di controllo palla, come sapete quando hanno delle stazze di controllo palla elevate sono molto fast in game, palla al piede, sembrano quasi più veloci di quello che sono. Quindi questo è un giocatore che ha tante stats Bonarel, ma nessuna stats che lo rende veramente OP in qualcosa, perché vedete, non è un super finalizzatore, non è un velocista, non è uno iperagile che dici nello stretto questo fa il panico, non è un gigante, una torre, ok, quindi Kiss è un po' di tutto, ma non fa niente buono. Quindi è gratis. Sbloccatevelo, magari Valinka, magari vi ibrida, eccetera, eccetera, però non vi aspettate assolutamente niente da questo giocatore che l'ho appena testato. Se magni i gol, non piglia velocità. Esatto, dalla regia mi fanno un esempio azzeccatissimo, figo. È molto simile a Figo, proprio quella tipologia di giocatore che tiene belle stats, però in game non rendono. Quindi sbloccatevelo perché è gratis, però non vi aspettate niente. E poi la rivelazione incredibile, questo Mahrez, pazzesco. Io quando mi chiedevate prima di testarlo lo sblocco, dicevo sì, ci può sta 200k, esterni destri in Premier, chi non si è fatto Lucas, se cercate un COC o comunque un giocatore agile, tecnico da mettere in mezzo al campo, oppure addirittura TT in un attacco a due, questo ci può stare. Quando mi dicevate può fare l'esterno, vi dicevo no, perché andando a vedere le stats, qui abbiamo un 82 di velocità scatto, dicevo ma come può fare l'esterno uno con 82? Allora, lo può fare, e ora vi spiego il perché. Dunque, 1,79, un bel body type, slanciato, ma esile, c'è il classico body type, non quello tozzo, quello esile, che gli conferisce molta agilità nello stretto, un po' alla Neymar, volendolo paragonare, ricorda molto Neymar. 5 stelle abilità, 4 piede debole, mancino. Normale, normale, alla fine per un COC va bene, perché voi dal COC volete che rimane. La cosa importante è che vi rimane in posizione, deve essere il punto di riferimento dietro la punta singola o le due punte. Ok, se hanno alto in fase d'attacco, meglio ancora, perché vedete Ronaldinho, a me Ronaldinho segna più degli attaccanti perché fa continuamente inserimenti da attaccante. Questo qui sta più in posizione, è più una sorta di giocatore da falso 9, ti è. È uno che sta lì, non si muove, si può usare anche a TT nel falso 9. Comunque, per ora tutto al posto giusto, ma arriviamo alle stats, quelle sorprendenti. L'accelerazione si sente tutta, cioè l'accelerazione 90, che non è chissà quale accelerazione, ok? Però, combinata a un body type esile, quindi giocatore non pesante, poca forza fisica e 93 di controllo palle e 92 di dribbling lo rendono incredibilmente fast nell'accelerazione, e ribadisco, controllo palle e dribbling a campo aperto, essendo così elevati, lo fanno sembrare più veloce di quello che
dice la carta per, con la velocità scatto. Come vi dico sempre, se voi vi andate a fare delle partite in palla matta, ok? Nella modalità palla matta, e avete un giocatore lento, un giocatore con un'ottantina di velocità, guardate, quando gli bustano al massimo il dribbling, quando gli vanno tutte le stazze del dribbling a 99, vedrete che quel giocatore vola. Perché il controllo palla e il dribbling incidono moltissimo nel quanto il giocatore corre. Palla al piede, indipendentemente da quelle che siano le sue caratteristiche di velocità, scatto e accelerazione. Provare per credere, provare. E questo è anche il motivo per cui gente come Aubameyang, quei giocatori lì che non hanno stats di controllo palla elevatissimo, e dite: ma come caspita è possibile? C'hai 95 di velocità, non corri. Quello è il motivo, perché non hanno chissà quale dribbling. Ok, quindi tenetela a mente sta cosa in generale quando valutate un giocatore. Poi finalizzazione 83, freddezza 86. Voi direte finalizzazione 83, addio, finalizza tutto, cioè, mo, va bene, non abbiamo giocato contro dei fenomeni, bla bla bla, perché comunque non erano proprio il top gli avversari, ma non c'entra, perché quando lui si trova nelle condizioni di tirare, finalizza sempre, cioè non prende pali, non tira. Avete visto quando non hanno molta finalizzazione che partono i tiri per vie centrali addosso al portiere? Questo incrocia sempre. Ha un tiro a giro pazzesco, che me l'ha suggerito la regia, tiro da fuori, tiro di precisione. Fa proprio dei tiri a giro dal limite che sono potenti ma pure precisi. Cioè è una cosa veramente eccezionale. Quindi tiro a giro. Questo non è un gioco dove segna da fuori, però in questo caso dal limite worka. Grande finalizzazione, non ha sbagliato praticamente niente, anche col destro, perché gli ho trastato il destro e ha tirato veramente bene pure col destro. I passaggi, nonostante abbia quel 78 fraceto di passaggio lungo, tutte le volte che gli ho chiesto di fare filtranti, top filtranti. E poi vi ripeto, le stats di AG nello stretto, poi l'avete visto col gameplay che vi ho messo nel video, non gli se leva palla, sembra Garrincha, palla al piede nello stretto, se non premete la corsa, ce l'ha sempre attaccata al piede, e così appena voi muovete appena appena la levetta, subito si gira, perché body type, leggero, equilibrio, perché pure l'equilibrio ha la sua importanza abbinato alla gira. Quindi giocatore strabiliante. Sapete che raramente mi permetto di insistere sul fare l'SBC, e in più questo si può pure upgradare, quindi può migliorare ulteriormente. Per cui, stile intesa suggerito cacciatore, perché comunque è giusto andargli a bustare la velocità e il tiro, perché non gli serve dribbling, i passaggi già li fa bene, quindi inutile che andate a sciupare, tra virgolette, punti di boost per i passaggi. Così come non ha senso andare a bustare il fisico, perché uno che ha 58 di forza, pure che gli metti più 10 di forza o più 15, rimane uno leggerino. Stessa cosa per l'aggressività, quindi cacciatore per forza, per me. Sbloccatelo, il rapporto qualità-prezzo è epico, anche perché in quel ruolo in Premier League non è che chissà che ci sta. Detto ciò, io vi ringrazio per la review, fatemi sapere nei commenti quali altri giocatori volete che vi testo in questi giorni, anche se con l'uscita dei Toti cercherò di testarveli, non dico tutti, ma quasi. Quindi appena escono i Toti ci concentreremo prevalentemente su quello. E niente, grazie ancora per aver visto questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto e state buoni, alla prossima.